Oi, 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 papi, sta settimana c'ho due verifiche. Verifiche di diritto. No, diritto che. No, forse tre, cioè no. Perché diritto mi deve interrogare. Psicologia ha messo la verifica e domani c'ho matematico. Io non mangio il professore di matematica, no. Fatalità mette le verifiche nei giorni più strani. Tipo, domani c'ho un'ora e lui pretende che io la verifica di matematica la faccio in un'ora. Ma no, ma no. Comunque, oddio. Sono incastrata nel comodino dove appoggiare il telefono e l'armadio. Questo non è mio, quello dopo è mio. Questo è di mia sorella. Niente, questa è la camera dei miei genitori perché io sto nell'altra camera. Ovviamente questa è la porta, quell'altra no, ma questa è mafia capitale. Da quando sono andata io questa è mafia perché lì là non posso non avere la porta. Va bene, loro l'hanno tolta quando sono nata perché la casa gli sembrava troppo piccola. Va bene. Troppo piccola casa? Troppo piccola la casa? Togli la privacy e le tue figlie. Perfetto. Perché a te non togli niente, togli a qualcun altro. E quindi sì, quindi sì. E psicologia non è tanto difficile, però è una rottura di palle. Perché non mi va. Scusa la parola, ma non mi va di fare la verifica. Comunque mercoledì quindi pensiamo al futuro. Scusa se non l'ho messo prima, non ci ho avuto tempo perché ieri mi sono fatta male. Non vi faccio vedere dove perché sennò mi impressionate troppo. E niente. E adesso ho avuto tempo che mia sorella sta facendo questo casino perché ovviamente di solito faccio video quando sono in casa loro. Ma la devo fare adesso perché è l'unico posto dove loro mi possono vedere e non vedere. Allora, mio padre sta al computer, il mio computer dove non ho il software per mettere le musiche perché non è Mac, è. Oddio, HP. Quello è solo per Mac, pare. Qui c'è Galetta. E mia sorella sta facendo compiti. Mi mancano 4 materie e domani c'è scuola. Bene, il mio nuovo Instagram è Ludovica trattino basso Bombaggi. Fantastico, io l'ho fatto fantastico con l'Instagram. Ci sarà un pezzettino di questo video. E che cosa farò nei prossimi giorni? Ho messo, se vedete, l'ultima posta è io sto tipo, ho scritto tipo oddio, com'era? Cioccolata time era. E basta. Qui ho i miei migliori amici, sono nell'altra stanza. E sto parlando con la mia migliore amica quando gli ho detto che ho aperto questo canale. E niente. Si vede tanto, oddio ragazzi, sì, si vede tanto. Se vedete, ho due ferite sul labbro. E perché ieri stavo parlando con mia sorella, gli ho detto guarda che se non sai le divisioni alle medie ti bocciano. E lei ha preso una spazzola e me l'ha tirata sul labbro. Non vi dico il sangue che vi è uscito. Non vi preoccupate, non mi sono fatto niente. Solo che ieri sera sono andata a mangiare la pizza al centro di Roma. E non vi dico il dolore. Perché tipo ho appoggiato la pizza siccome era calda. Abbiamo mangiato la pizza. Siccome è calda, ho sbattuto sulla ferita per mordere. Le stelle che non ho visto. Vabbè, non parliamo di questo. Allora, se chiamo il telefono al caricatore, vi faccio vedere un po' la stanza. Così la conoscerete anche la stanza.
Bene, oggi vi mostrerò i miei vestiti, la prossima volta, chi lo sa.